purtroppo quello di Giacobbo non è proprio fortunatissimo. No, lui all'operatore sposta i turisti, va negli stessi posti dove puoi andare con 5 euro di biglietto e ti fa vedere le mummie. Vabbè, ci colleghiamo con Freedom. Andiamo. Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. Concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo. Benvenuti a una nuova puntata di Freedom. Oh. Oltre il cortile. Siamo a Freedom. Così, un cappuccio e una brioche. Freedom. Ci troviamo in Antartide, un luogo inesplorato. Wow. Pensate che siamo in viaggio da 40 giorni per raggiungere il punto più a nord del mondo. Ecco, l'abbiamo visto. Torniamo indietro. Amici di Freedom, durante le nostre esplorazioni... Cosa? Salve, dottoressa Pace. Lei è la responsabile delle catacombe vaticane. Salve, benvenuti. Grazie, dottoressa. Ecco, dove sono le porte che precedono i mummioni? Quali porte, mi scusi? Sono catacombe, non ci sono porte. Ah... Ecco, guardate, questi sono i resti di un papa bizantino. Il suo stato di conservazione è impressionante e voi siete la prima truppa al mondo che ha avuto il privilegio di poterlo riprendere. Sì, sì, interessante, ma perché non avete messo delle porte? Sono catacombe antichissime, risalgono a 2000 anni fa. Non possiamo alterarle con delle inutili porte. Ma come inutili, brutta stronza? Cosa? No. Guarda qua, qui ci starebbe uno stipide, almeno 80x220. Una porta da urlo, magari un legno pregiato. Ma scusi, ma ha bevuto? Andiamo, Omar, che qui c'è un cazzo da vedere. Qui ci sono le spoglie di Antonino Pio. E sti cazzi? Ma un imperatore romano. E questo mummione che ha la faccia da cazzo? Lucio Domizio Enobarbo. Ammazza che nome buffo. Scusi, dottore, ma non vedo nulla di interessante. C'è la puzza di scarpe che te vuoi andata male, ma non si respira. È la mummificazione delle spoglie, la pelle dei defunti. Sì, sì, dai, mi hai rotto il cazzo. Seguimi, Omar. Andiamo su alla guardiola che c'è sta una porta da sturbo. Mi sono fregato le chiavi del custode. Aia! Attento, Omar! Ma scusi, ma le catacombe! Amici di Freedom, guardate! Oggi siamo a testare un sistema di droni avveniristico e solo noi di Freedom abbiamo avuto il permesso specialissimo di testare. Sono 18 droni collegati a un'imbracatura rivoluzionaria che solleveranno il nostro professore su in alto per farci da cicerone su queste rovine romane risalenti al terzo secolo. È pronto, professore? Ma di che cazzo sta parlando? Nessuno mi ha detto niente di questa follia! Io non vado proprio da nessuna parte! Cosa mi avete legato alla vita? Che fa il suo operatore? Attento, Omar! Aia! Che il cavo, non si preoccupi! Il cavo di che? Dronissimi, su! Cosa? Attento, Omar! I droni tagliano! Aia! Aiuto! Tiratemi su! Freedom! Aiuto! Freedom! Prendimi! Più su! Il professore, più su! Professore, non si agiti, che i droni sono sperimentali! Non si muova! Così si rischia che cade! Freedom! Freedom! Alla prossima puntata di Freedom! Oltre il cortile! Sta bene, professore? Mi dà il permesso specialissimo di aprirle l'ambulanza? Vecchi castelli, ruderi, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, questo e tanto altro che non saprai mai. Oltre il cortile. Sto male, ma perché c'è sta fisso delle porte, ma anche dai, quella dell'ambulanza? Sono misterioso.